Il problema dell'acqua è che se si riconosce che le acque di Zeri, di un comune in genere, debbano essere o meno di valore, perché il collegato ambientale alla legge di stabilità del 2014, approvato il 22 dicembre del 2015, rimanda la valutazione all'autorità idrica toscana. C'è un conflitto di interessi pauroso. Non può essere la stessa autorità idrica toscana di decidere se le nostre acque sono di pregio o meno. Anzi, se fanno una cosa di questo genere, sicurissimamente cercheremo di avere delle contromisure. Posso capire invece che non c'è dubbio che se qualcuno vuole verificare che le acque di un comune siano di pregio, ci vuole un'autorità, un ente, un'istituzione che lo decida. Potrebbe essere il Tribunale delle Acque di Torino, potrebbe essere un soggetto terzo, ma non può essere la stessa autorità idrica toscana che decide se le acque vanno bene o meno, perché l'autorità idrica toscana è già una controparte per quanto mi riguarda, perché mi sollecita a consegnare gli acquedotti, e quindi io dovrei dire a coloro che vogliono sollecitarmi di consegnare gli acquedotti, non te li do. E loro cosa fanno? Decidono loro se le mie acque sono di pregio o meno. Capite bene che il conflitto di interessi è forte ed enorme e non può tenere una cosa di questo genere. Mi auguro che quindi, per la sensibilità che ci possono essere in Parlamento, ci siano delle iniziative che portino a fare in modo tale che questo equivoco si tolga. Così come l'altro punto è il problema che l'Unione Europea sostiene che se una società è interamente pubblica possa essere concepita come gestione pubblica. Non è possibile una cosa di questo genere, perché una società interamente pubblica, se ha la formula giuridica di una società per azioni, ricade sotto il codice civile e va a tariffa. Nei comuni si cerca di non andare a tariffa, ma si cerca di andare direttamente al soddisfacimento di un diritto naturale della persona, che è un essere umano, e quindi va concepito come essere umano alla stessa stregua di tutti i diritti naturali come quello della salute, e non essere soggetto a tariffa. Se io vado all'ospedale, ma voglio sperare che non ci sia qualcuno che mi dica che la mia tutela della salute vada soggetto a tariffa. Quindi il mio diritto naturale, che si chiami diritto alla salute o diritto all'acqua, non può essere soggetto a tariffa, quindi va svincolato da una gestione di impostazione privatistica, seppure l'azionista è di carattere pubblico. Poi molte volte non lo so se è meglio una società pubblica, perché cosa si verifica? Che poi ti dicono sono una società privata ma sono una società pubblica, e il piccolo comune ha difficoltà a destreggiarsi in questa situazione.